Buongiorno a tutti, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi inizio a svuotare questa parte di armadio perché diventerà l'armadio del baby che poi verrà spostato perché la cameretta non la faremo qui, ma la faremo nello studio, quindi nella stanza accanto. E questo modulo di armadio che attualmente era, diciamo, il lato della cabina armadio di ste verrà utilizzato per l'armadio del baby. E quindi oggi, visto che ho la giornata libera, ho pensato di iniziare a svuotarlo totalmente. Tutti i vestiti di ste verranno messi in camera da letto e magari qualcosina anche da questa parte, perché comunque, avendo inserito l'armadio, si è fatto spazio anche dalla mia parte. E poi nelle prossime settimane inizieremo a pensare come organizzare effettivamente l'armadio in sé, che non sarà proprio così, nel senso terremo la struttura, i cassetti e tutto quanto, ma qualcosa verrà cambiato. Detto questo, iniziamo subito e mettiamoci al lavoro perché ho anche parecchie lavatrici da fare, in quanto alcuni vestiti verranno lavati prima di essere riposti nell'armadio. La situazione al momento è questa: questo è l'armadio che dovrò andare a svuotare. Sono due moduli dell'IKEA, modello PAX da 2 metri l'uno, scusate, da 1 metro l'uno per un totale di 2 metri. Adesso parto dai vestiti che sono a vista, poi penserò ai cassetti. Dal video magari non vi accorgerete neanche, ma in realtà fuori sta venendo un temporale brutto, 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 cioè si sta totalmente scurendo e sono le 2 del pomeriggio. Vi mostro come ho organizzato l'interno. Questo in realtà era già il suo pezzo, diciamo così, però era molto vuoto. Sotto, ad esempio, c'erano solo i pantaloni e sopra invece c'erano i cappotti invernali, il resto era praticamente tutto vuoto. Ho raggruppato tutto, così almeno sono riuscita a svuotare la cabina armadio. Comunque, nella parte in alto ho messo tutte le camicie, sia quelle che utilizzo durante l'inverno, ma anche le camicie tipo manica corta, le ho messe tutte insieme, sempre parto dal colore chiaro andando poi allo scuro. E poi in questo pezzettino qua ho messo i maglioni, tutti quelli che avevo ancora appesi, perché gli altri invece sono piegati e sono sempre all'interno di questo armadio, ma in quest'anta di qui. Poi sotto ho messo da una parte tutti i pantaloni, non sono proprio tutti perché alcuni sono ancora in cabina armadio, tra l'altro li devo lavare, mentre qui ho messo tutte le magliette a maniche corte, quelle che utilizzo per uscire, non quelle tipo per palestra o cose di questo tipo per fare attività fisica. E di queste ho notato che alcune, essendo un pochettino più lunghe, toccano sulla cassettiera, però sinceramente non saprei dove metterle. Perché poi metterle sopra diventano troppe cose, quindi penso di lasciarle qui, a meno che poi lui mi dica no, quelle che toccano non mettile in alto, così non si stropicciano, però vediamo. E sotto nella cassettiera non ho aggiunto niente perché qua teniamo l'intimo, calze, mutande e pigiami. Direi che adesso è molto più completo l'armadio rispetto a prima, sono riuscita a riempirlo bene. Volendo si può utilizzare anche questa base di appoggio per mettere ad esempio altre cose, però non vorrei neanche riempirlo troppo, quindi penso di lasciarlo così. E una parte l'abbiamo fatta. Tutto
completamente vuoto, ora mancano i cassetti che sono ancora pieni, quindi devo capire dove mettere il resto delle cose, perché nell'armadio della camera da letto, nei due moduli in alto, quello sopra la televisione e quello accanto alla finestra, non abbiamo ancora il bastone appendiabiti. Lo stiamo aspettando, doveva arrivare qualche mese fa, è arrivato, ma era sbagliato, non andava bene. Abbiamo dovuto riordinarli e non sono ancora arrivati, quindi incrociamo le dita perché altrimenti non riesco a sfruttare quella parte di armadio per appoggiare le cose sul ripiano, ma a sto punto aspetto i bastoni appendiabiti che spero arrivino il prima possibile. Quindi vedo di organizzare le cose che andrò a togliere adesso qui, sfruttando i cassettoni che abbiamo di là e anche questa parte di cabina armadio che comunque c'è e resterà ancora per noi questa, quindi posso mettere i suoi vestiti anche qui. Allora, partiamo da qui. I pantaloni che ci sono qui mi ha detto che posso lavarli tutti perché li aveva usati una volta, quindi li prepariamo anche perché adesso è arrivato il caldo, parte la giornata di oggi e quindi non li utilizzerà più. Buttiamo tutto in lavatrice. Svuotato tutto, adesso do una bella pulita e inizio a mettere quelle due o tre cosine che ho per il piccolo, così almeno non restano in giro nello studio perché adesso sono un po' sparse qui e là. Mentre i vestitini, quei pochi che al momento ho preso, li ho spostati tutti perché prima anche quelli erano nello studio e li ho messi nell'armadio dietro il vano della televisione. Vi mostro le uniche cose che ho inserito perché erano quelle che avevo in giro. Questo che è un carry-on da mettere sulla culla, un peluche, dei ciuci, questo per le gengive e i dentini. Qua abbiamo i tag per i vari mesi dopo la nascita, un body, è stato un regalo, questo poi magari lo sposto e lo metto insieme agli altri vestitini, e qua invece le prime decorazioni per la cameretta. Che bello vedere tutte queste cosine piccole, adoro. Tutto fatto, che bella soddisfazione, era da un po' di settimane che volevo iniziare a svuotare l'armadio così da averlo pronto quando lo sposteremo nell'altra stanza, almeno è fatto, è svuotato e l'ho pulito, poi ovviamente verrà comunque pulito ancora meglio prima di mettere tutte le cosine e andremo ad inserire le ante, cosa che adesso non abbiamo, quindi dovrò andare ad acquistarle. Io spero che questo video di organizzazione, di riordine un po' dell'armadio in preparazione della cameretta vi sia stato di compagnia. Se
Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!